Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio svelare il mistero della cintura nera consumata. Seguitemi. Avete mai fatto allenamento con certi soggetti, stage, oppure incontrato persone del vostro livello che hanno preso magari appena la cintura nera come voi? A me mi è capitato di incontrarli a stage, a gare, e hanno la cintura nera magari presa l'anno prima, bella nera, nuova, eccetera, eccetera. E poi dopo, l'anno dopo, qualche anno, la cintura, ha preso la cintura bianca? No, era una nera completamente sbiadita, completamente consumata. E questa cosa mi ha sempre fatto un po' pensare col tempo. Fino a quando, spippolando un po' su internet giorni fa, ho visto che addirittura ci sono dei siti che vendono cose di arti marziali, quindi abbigliamento, eccetera, che vendono cinture addirittura già consumate, vintage. Sapete che ormai oggigiorno il vintage va molto di moda, quindi si trovano chitarre vintage, pantaloni vintage, ormai il vintage è da tutte le parti, e hanno pensato bene di fare anche delle cinture nere completamente consumate. Ora non so se la gente le compra o no, è un po' triste questa cosa qua, se ci pensate. A me mi dicono sempre che la cintura nera va consumata col tempo, con gli anni, con le chité, con lo strusciare, eccetera, eccetera, lo sapete meglio di me. Però questi soggetti che hanno queste cinture nere completamente consumate in maniera omogenea, mi sembra un po' strano. Forse ho trovato il mistero. Ok ragazzi, come avete visto ho tirato giù una cintura dal mio showman. Questa è una cintura nera che mi ha regalato il mio primo maestro di karate, era la sua cintura nera. Mi regalò ai tempi, nel 91, quando ho preso il primo dan, che sono stato il primo della scuola dei tempi a prendere la cintura nera e quindi il maestro mi diede proprio la sua cintura nera. Come vedete questa cintura nera qua è consumata, io dico in maniera giusta, cioè consumata nel punto del nodo. Infatti non la metto più per quello perché si sta per spezzare e mi dispiacerebbe tanto. Quindi consumata nel punto nel nodo, nei fianchi dove ci va sempre l'ikité, vedete? E in parte in generale. Questa è una cintura nera degli anni 60, infatti ha una marca ormai sconosciuta, non si legge neanche più. Una cintura nera degli anni 60, mio maestro l'ha indossata, io penso, fino agli anni 90, negli anni 90, quando poi nel 91 me l'ha data a me. Io l'ho riusata per altri 15 anni, 20 anni, poi dopo si sta per spezzare e non la metto più e l'ho messa nello showman. Come vedete, la cintura è sempre nera, è consumata, è quasi spappolata, ma è sempre comunque nera, cioè intendo nera sia dentro che fuori all'interno del tessuto. Ora, mi spiegate com'è possibile che certi soggetti si vedano queste cinture consumate, ma completamente consumate, quindi addirittura bianche, sia esternamente e sia internamente del tessuto. Vi faccio un altro esempio. Questa cintura nera qua che sto indossando oggi durante questo video, questa è la mia, diciamo, nuova, tra virgolette, cintura nera. Questa cintura nera non ha tanto, ha 15 anni più o meno, 14 anni, vedete? È consumata nel punto del nodo. Poi qualche altro punto, però vedete all'interno, all'esterno, alla parte in cui si mette più o meno così è abbastanza integra. Allora, il video di oggi è per svelare questo mistero di queste super cinture, di questi super maestroni che ce l'hanno completamente bianca. Non dico nelle parti di usura, ma completamente bianca, da in cima in fondo, dentro e fuori la cintura. Seguitemi perché ora vi faccio vedere il segreto. Svelato il mistero. Sapete cosa fanno questi soggetti? Prendono la cintura nera, ora oggi lo faccio con la mia, ma appena appena che non voglio sciuparla irregolarmente. Prendono la cintura nera, prendono un bello spigolo del muro, magari c'hanno anche un po' di varichina o sulla cintura o sul muro, e poi si mettono qua aggiornati, anziché tirare già Kuzuki allenarsi, si mettono così e consumano la cintura nera sia dentro che fuori. Quindi è impossibile consumare una cintura nera, secondo me, e farla diventare completamente bianca da in cima in fondo un lato e l'altro lato. È impossibile se la usate in maniera irregolare. Quindi per far sì che la cintura diventi vecchia, ma vecchia dal lavoro, ha solo dei tipici punti di usura: il nodo, i fianchi e qualcos'altro, anche come quella che ho vecchia io, che ha più di 50 anni di lavoro. Se invece le vedete
vedete, tutte completamente bianche, e addirittura dove c'è il lego del nodo non sono neanche rotte, vuol dire che si sono messi lì e invece di tirare dei maglieri al makiwara si sono messi così contro il muro e l'hanno sciupata. Questa è una brutta cosa e secondo me è un po' da vergognarsi. Amici del tempio, siamo arrivati alle conclusioni, quindi un consiglio, poi fate come volete. Quando vedete questi soggetti strani con queste cinture super bianche, che veramente non sembrano più neanche nere, completamente bianche, non lo so, o secondo me vengono da un altro pianeta o c'è qualcosa che non va. Sono molto amici degli spigoli dei muri, va bene? Allora, un saluto, iscrivetevi al mio canale e mandatemi i vostri commenti come sempre, mi fanno piacere, costruttivi più che altro. Un saluto al Tempio Massimo, ciao!